molto un cuoricino. Tu sai che è indicato sul pentagramma quando deve durare una nota? Io ero sempre il direttore. Ora puoi far. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Oggi è sabato, quindi è esattamente il giorno dopo di ieri, in teoria del video che per voi è uscito ieri, se faccio la brava, o eventualmente comunque dell'ultimo video che è uscito. Selena, grazie al cielo, ieri sera gli abbiamo misurato la febbre, gli abbiamo ridato la tachipirina, ieri l'ha presa due volte. Stamattina si è svegliata che non aveva la febbre, aveva un po' di debolezza, ma zero febbre. Io contentissima, però comunque gli abbiamo dato la tachipirina per placare, per evitare che stasera gli si rialza alta. Poi se gli si alza, vabbè, gli si doveva alzare, però perlomeno non arriva a 38,5-39 come ieri. Basta, allora io sto registrando adesso che in realtà sono le 4 meno 20. Non ho registrato niente stamattina. Comunque io ho pulito casa con la mia nuova aspirapolvere. La amo follemente. È brutta, non è il massimo della comodità, è vero, perché ti devi portare dietro il cestello. Però raga, come pulisce questa? Mai nessuno. Ho pulito tutti i caloriferi perché fa sia da aspiratore che da soffiatore. Adesso vi lascerò, dopo questa clip parlata, vi lascerò un video che ho fatto ieri, cioè del unboxing, dello spacchettamento. Non ve l'ho messo nei video di ieri perché sennò diventava un video troppo troppo lungo. Comunque l'ho registrato ieri e ve lo lascio da vedere adesso. Stamattina l'ho utilizzata, ho pulito di fino tutta casa. Aspira foglie, sassolini, terra. La qualunque, chicchi di riso, di pastina, tutto. No, robe umide, robe asciutte perché tira su pure i liquidi. La vita, io sono innamorata. Adesso vi lascio la clip dello spacchettamento e ci rivediamo con proprio oggi. Unboxing. Questa qua è esattamente la quarta aspirapolvere che compriamo. 1, 2, 3. E via. Ho letteralmente preso la forbicina di mia figlia. Guarda questo coso. Io non ho idea di come sia fatta questa roba, mi credete? Ok, c'è un tubo. C'è un altro tubo. È tipo pesantissima. Avrò fatto l'ennesima cagata, non mi? Probabilmente sì. Ho trovato l'altro tubo. Sembra un cestino. Un mangiapannolino. Tipo qua, così si apre. Dovremmo montare le ruote, mi sa. Madonna, che bestia, ragazzi. È gigante. Sì, c'è un po' di roba qua dentro. Allora, c'è un foglietto che sicuramente ci servirà. Questo ricorda qualcosa dell'aspirapolvere. Sicuramente. Le ruote, perché veramente ragazzi è pesantissimo. E questo qua credo che sia un beccuccio per pulire gli angoli. Sì, prendere setole. E poi ce n'è anche un altro, così. Questo coso non so che cosa sia. Secondo me non è niente. Manuale d'uso. La prima cosa che dice di fare è montare le ruote. Quindi, montiamo le ruote. Poi, assemblare prima il filtro a sacco in appoggio sul bordo del serbatoio e poi il gruppo aspiratore.
bloccandolo con le apposite chiusure laterali. Tutto chiaro? Quindi giriamolo. Ecco qua, sembra una planetaria. Invece è un colapasta di quelli che si chiudono su loro stessi. Devo appoggiare dietro così. Il filtro spugna deve essere messo intorno, qua amore, possibile? Il filtro di spugna e questo qua, filtro di spugna. Gruppo aspiratore, l'aspiratore è questo qua, sì. Questo invece È è il il filtro. filtro e lì ce lo scarico, giusto? Sì. Si è posizionato correttamente, ma io che cosa ne so? Ma sì, Correttamente. così è. Così. Io devo chiudere con le apposite chiusure laterali. Ok, svegliata Serena, sicuro. Per impiego come aspiratore, vedi istruzione A. Per impiego come soffiatore, vedi istruzione B. Soffiatore. Assemblaggio per uso come aspiratore. Inserire il tubo flessibile nella bocchetta di aspirazione. E ruotarlo in senso orario fino a fine corsa. Allora, l'orologio. Ah, ecco. Fino a fine corsa fatto. Poi. Basta. Deve B. Inserire il tubo nella bocchetta di espulsione. Espulsione. Qual è l'espulsione? Qua? No, ragazzi, non ci sto capendo niente. Ok, questa è espulsione. E questa è aspirazione. Disate, ma io non lo sapevo. Allora, se occorre i due tubi prolunga. Ah, ho capito! I due tubi. Guarda. Per arrivare al soffitto, capito? Cioè, per le ragnatele. No, vabbè, mia suocera qua ha un lusso. La suocera è fissata con le ragnatele, con questo. Bellissimo. Attacca qui. Perché storta? Storta. Ah, gira così. Gira. Storta pulisce meglio, si sa. E niente, va in giro, tra 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 tra, bello. Qua sulla base c'ha dei buchi, così, dove ci si può infilare dentro questo, almeno non si perde in tutti e quattro i lati. Di qua ho infilato le due prolunghe lunghe. Non vedo l'ora di vederlo all'opera. E basta. Ottimo. E nulla, rieccoci qua. Di tutte le stanze che ho pulito, cioè di tutta casa che ho pulito, l'unica stanza che mi manca da fare bene è la cucina. Volevo uscire perché tra poco usciamo, anche adesso vi spiego. Comunque volevo uscire che era tutto a posto. Con il sistema dopo usciamo. Ok, ho appena finito e ho fatto tutto tranne i fornelli perché tanto stasera devo ricucinare, poi non sono sporchissimissimi e prima usciamo meglio è, dato che Selena non è in formissima e se usciamo troppo tardi dopo viene freddo, invece adesso comunque c'è ancora uno spiraglio di sole. Allora io rimango con questa maglietta, mi devo cambiare solo il pantalone della tuta, però non ho idea di che cosa mettermi. Pensavo un altro della tuta così sto comoda, però nero, sta un po' meglio col colore, non lo so, adesso vedo. A posto, io sono pronta, comoda, poi metterò il mio solito giubbottino di pelle nero e mi metto un filo di trucco che Selena intanto sta facendo merenda con il budino alla vaniglia, ancora non ve l'ho fatta vedere, adesso ve la faccio vedere. E basta, mi trucco un attimo, vi faccio vedere Sele. Wow, ciao mamma! Vuoi l'acqua? Sì, ciao. Oi, che Pietra, chi la siete? voleva questo qua? Mamma mia, ciao ciao!
Ciao ciao! Io mi sto truccando e stavo pensando una cosa, che comunque se vi dovesse interessare vedere Aspirapolvere nuova che abbiamo preso all'Opera, non so, magari c'è qualcuno tra di voi che aveva pensato di acquistarla o che gli era stata consigliata, ma è un po' titubante perché ci sta a essere titubante su una roba del genere. Dici, boh, magari è scomoda, magari sì, è scomoda, però come aspira questa... Noi ne abbiamo cambiate 4 in quasi 5 anni, quindi di questo ne parlo molto bene perché cioè veramente aspira benissimo, aspirerà qualunque. Se c'è qualcuno tra di voi che è interessato, vorrebbe vederla all'opera, scrivetemelo anche qua sotto nei commenti e farò un video a riguardo, un pezzettino di video lo dedicherò all'aspirapolvere. Teo da tanto che mi diceva di prendere questa qua, però non lo so, la vedevo grossa, la vedevo non adatta a una casa più che altro. La vedevo più per una ditta, spazi grossi. Però è proprio una cavolata. Cioè, l'ho utilizzata oggi e no. Cioè, c'è il serbatoio che è enorme, però si può usare benissimo in un appartamento. Devi avere uno spazio dedicato a lei per tenerla. Cioè, devi avere una stanza, un angolino solo per... l'aspirapolvere che è grossa. Però... boh, ne vale proprio la candela, secondo me ne vale la pena. Siamo appena usciti. Ma che brutta luce che c'è. Oh, così è un po' meglio. Stiamo andando alla Media World a comprare la... facciamo insieme. 1, 2, 2, 3. 3, la Lavastoviglie lavastoviglie. nuova! Yeah! Per la gioia di questa famiglia. E quindi sì, stiamo andando a prenderla. Dai, ce la siamo Cioè, cavati bene. sì, abbastanza. Ho il caricatore in mano perché il buono ce l'ho sul telefono. Ovviamente ho il 13% di batteria e lo caricherò adesso andando. E in borsa ho messo tutti i documenti dell'asciugatrice, perché il buono ce l'hanno dato proprio per l'asciugatrice, quindi ci sono dei codici, delle cose da inserire e per sicurezza io ho portato tutto. E basta, ho portato anche una focaccina, dell'acqua per Serena, che se l'agna almeno mangia. E basta. Sono contenta, speriamo che vada tutto bene, perché quando ti devono venire incontro trovano 8.000 modi per non farlo, quindi speriamo in bene. Sì, è un piccolo aiuto che ci hanno dato e quindi lo cogliamo al volissimo, proprio al volissimo. Non stiamo tanto perché Selena ha avuto un po' di febbre ieri e preferiamo non stancarla ulteriormente. Certo. Quindi staremo poco, giusto il tempo di scegliere la lavastoviglie che ci va bene, insomma. Hai preso la misura del buco? Del buco? Dove va messa la lavastoviglie? Ah, e vabbè, gli diamo, noi abbiamo la Candy Bim Bom Bam. Tu sai cos'è? Candy Bim Sì, Bom Bam? 21-20. C'ho Boh, tutto vabbè. dietro. C'ho tutto dietro. Che cosa c'hai dietro? Che non abbiamo mezzo documento di quella Sì, c'ho il lavastoviglie? PDF. Ah, da Eh internet. sì, è Ah, boh, quello. basta. Ah, ok, allora è a Sì, posto. sì. Ah, ma tu sei sveglissimo, amore. Ciao, ti sto parlando. No, sapete cos'è la premura? Per cui, nonostante lei abbia avuto la febbre alta, oggi abbia un po' di debolezza. Stavo dicendo che ci sta che voi possiate pensare, ma non era il caso di andare in giro con la bambina quando non sta molto bene. Avete ragione, perfettamente. L'unica cosa è che questo buono che ci è stato dato dalla Media World ha una tempistica entro il quale si deve spendere. Visto che Teo lavora come un dannato e visto che per noi è molto importante la lavastoviglie, non c'è quasi mai il tempo fisico, proprio fisicamente il tempo da dedicare per questa cosa. E dato che adesso c'è, non vogliamo farlo scadere e quindi andiamo. Per questo motivo stiamo andando. Se poi scade il buono, mi roderebbe veramente tanto. Che freddo che fa, è arrivato proprio l'inverno. Si gela. Blah, 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 blah.
enorme questa media ora. Dove? Mamma mia, questo è il mio sogno della vita. Ha già iniziato a fare la tremenda, vuole andare in giro da sola. E guai se cerchi di prenderla, fa peggio. Il problema è che qua sono tutte cose delicate. Abbiamo appena superato il reparto TV. Sele, andiamo amore. Vieni amore. Dai la manina alla mamma. No. Alla mamma no, a papà sì. No, non è vero. C'era la piastra per i capelli ultrasuoni che ti faceva. No, va bene la mia. Va bene la mia. Forse siamo alla nostra video. Oh, eccole qua. Vediamo i prezzi, i prezzi. Prezi. La cucina dei tuoi sogni. Dei sogni, appunto. Okay, 2,99, bellissimo. Allora, siamo indecisi tra questa qua da 400 e scendere, ed è Hot Point Ariston, e questa che sarebbe marca OK, 2,99. Siamo indecisi, vorremmo chiedere uno informazioni. Ok, questa è tipo la nostra. Si mette qua. Tanto questa è una molla, non sta ferma un attimo. Sì, vabbè, comunque è fatta così. Che cos'è sta roba? No, è quello che voglio io questo. Per mettere le posate. Qua si mettono le posate. Così sia qua che qua in teoria. E perché c'è questo? È in più. È extra, sai, ancora più posate. No, oh, voglio questa, Teo. Te lo dico. Costa di più. La che dura di più. Per me. E quella che dura di Selena. Vieni amore. Io sono più per questa. 399 euro. Hot Point. Caccia i soldi. Caccia i soldi, pa. Pa, papà, caccia i soldi. Devo mettere pure le mie posate. Quelle di Becca e tutti i miei amici. Questa c'è meno ampa del mio numero. Sì, secondo me un pelo più di roba, senza, questo è 95 kW. Classe E, cosa vuol dire? Classe energia, più è alta, più là è la migliore. Non avevamo capito né io né lui che bisogna andare là a prendere il bigliettino, perché ci sono 8000 persone e quindi devo prendere il bigliettino. Eravamo qua come due pistoni ad aspettare il nulla cosmico. Ok, abbiamo scelto, abbiamo già fatto il foglio e stiamo girovagando per la Media World cercando di perdere tempo prima di svenire in cassa. No, voi non potete capire, eravamo in cassa e meno male che tu dalla cassa hai visto, ma lì ci sono altre lavastoviglie e sono così, cioè che si mettono dentro, oh, e noi ce l'abbiamo da incasso. Ho detto, ma non è che stiamo prendendo una cosa sbagliata, e infatti stavamo prendendo una cosa sbagliata. Se non ce ne accorgevamo, dovevamo tagliare lo zoccolino, tagliare il pezzo di piano da lavoro per metterla dentro così. Era... Ah, meno male. Alla fine abbiamo preso questa. È una Whirlpool, non lo so, comunque questa qua. Ma lei che abbiamo preso? Ed è... Oddio, me la tieni giù per piacere, che risale. Allora, praticamente ha il coso per le posate, qua, come lo volevo io. E ok, una e due. Costa un pelino di più dell'altra, ma è da incasso. Noi stavamo prendendo quella da, come si dice? Libero posizionamento. Che polli. Chi è? Chi è? Papà. Sì, amore, Stitch. 42 euro di papà. Costa più del frullatore, amore. Sì, amore mio. Papà, io lo voglio. Lo vuoi, amore. Ce l'abbiamo fatta, è stato un parto. Un parto, ma ce l'abbiamo fatta. Ah, un sogno, un sogno. Un sogno diventato realtà. Oh, ma non potete capire, stavamo comprando il prodotto sbagliato. Si è fatta notte nel frattempo. Perché avevano già fatto la bolla e tutto quanto dell'altra che avevamo preso. Che polli. Meno male che non avevamo ancora pagato in casa, perché sennò era un casino. E meno male lui ha visto, fa, ma lì ce ne sono altre.
andiamo a vederle. Quelle erano da incasso, le altre no. Mamma mia. Meno male, ragazzi, meno male. Poi per la tessera ci hanno fatto lo sconto di 30 euro. Va bene. 89 euro di consegna, montaggio e tutto. Abbiamo pagato uguale. Però... sì, infatti, 30 euro in più, però almeno è giusta, cavolo. Avremmo dovuto modificare tutta la cucina per una lavastoviglie. Colmo. Adesso sono fatte le 7:15. Adesso voliamo a casa, misuriamo la febbre, facciamo tutte le cose del solito, quindi il rino, cosce. Siamo a casa. Siamo tornati a casa e stiamo facendo un bel bagnetto. Perché siamo usciti, abbiamo toccato tutto per terra. Pigiamini nuovi delle Gele e volevo metterle questo qua con i pinguini. Uno e due. Pannolino della notte. E un po' di maniche corte. Così. La crema e anche il borotalco. Sono già messa in pigiama, bella comoda. E sono usciti tutti i pallini sulle gambe e sono un po' preoccupata adesso, però, perché la febbre non è tornata. Però, cavolo, tutti quei pallini sulle gambe, adesso, cioè, non sapendo che cos'è, non sapendo cosa devo fare, come trattarla, boh. Adesso io faccio tutta la fine del bagnetto e io ho messo l'amido di riso, mi pare. È un amido di riso che è un calmante, quindi ce l'avevo e gli ho messo quello, però in realtà stavo pensando a questo punto io lunedì non la mando al nido e no, sono tanti pallini, sono spuntati così in pochissimo. Allora questo non serve. Tipico uomo che non sa stare fermo un secondo, uno di numero. Allora, a Stelle gli facciamo la pasta fresca che sta facendo Teo, così, con la zucca e il formaggino, eccoli qua, e la zucca invece è in forno. Noi anche mangeremo la zucca, ma come contorno, con la salsiccia e gli hamburger di pollo, che erano in freezer e sta facendo scongelare tutto qua, quindi salsiccia e hamburger. Al pubblico facciamo le pappe. Com'è questa pappa, amore? È buona? Lo baci a papà per favore. Ho fatto il rino wash Serena, non gli ho ripreso niente stasera, non lo voleva fare proprio. Sto scongelando ancora la carne, devo mettere giù Serena, sto facendo il latte. Bah, che casino, che casino. Pronta la pappa anche per noi. No, era fusibile, raga, era fusibile. Allora, adesso però una cosa, questa ultima clip della televisione in realtà non è stata di stasera ma di ieri sera, solo che mi sono dimenticata di aggiungerla nel video di ieri e quindi me l'ho messa adesso. Però per quello che Matteo è vestito con i vestiti del vlog scorso, perché dovevo andare nel video vecchio, vabbè, per niente. Comunque, in sostanza abbiamo risolto anche il televisore, mamma mia. Io non ci ho più sperato in realtà per la TV, mi ero proprio rassegnata. Invece, no, questo amico di famiglia dei miei suoceri gli aveva detto a Teo di smontare tutta la schedina intera e di portargliela, che loro hanno sempre una vita che riparano elettrodomestici. Allora Teo l'ha ascoltato, gliel'ha portata, gli ha aggiustato il fusibile, credo che gliel'abbia tolto, gli aveva messo uno nuovo e niente, quella sera Teo l'ha rimontato nella TV e collegando alla corrente si è accesa. Così, è stato, non so, una sorpresa, completamente proprio una sorpresa per me ed ero felicissima, si è visto proprio, in realtà avevo tirato un urlo ma ho tagliato perché se no vi facevo saltare in piedi a tutti quanti. Poi ho già messo via gli scontrini, sia dell'aspirapolvere che della lavastoviglie, ancora ci devono chiamare per la consegna, perché quelle da libero posizionamento ci avevano detto proprio la data e che sarebbero arrivati,
Anche l'orario, cioè, me l'ho detto dalle 9 alle 13, arriva il giorno tot, adesso non mi ricordo quando, mi sembra giovedì. Sì, giovedì, giovedì, che abbiamo anche la macchina da portare al meccanico. E invece per quelle da incasso, dato che l'operaio si deve mettere a fare il lavoro e tutto, quello va detto, verrei chiamata e vi accordate con l'operaio per il giorno della consegna. Sono contenta di aver risolto praticamente tutto, veramente sono contentissima. Mi sorprendo di me stessa perché non pensavo di avere la forza di affrontare un periodo così, veramente tosto, difficile, però sono contentissima, siamo contentissime. Adesso Teo è di là, sarà sicuramente svenuto sul divano, però anche lui è molto contento. E basta, io volevo chiudere anche questo video. Spero tanto, tanto, tanto che vi sia piaciuto, che sia stato di compagnia e di intrattenimento. Qua sotto in descrizione trovate sia Instagram che TikTok, se vi fa piacere potete andare a seguirmi anche di là. E io vi lascio un bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!